Se tornate indietro, tutto è perduto. Fermarsi adesso sul più bello non potete. Credetemi, io conosco il gioco sottile delle illusioni meglio di voi. Questo è il momento di portare fino in fondo la vostra impresa. Lei vi attrae sempre. Oh, più che mai. Vedete, mentre cantavo, rispondeva non come un'attrice, ma come una donna innamorata. Ah, mio signore, voi siete il mio capolavoro. E adesso ammirate con me le meraviglie del caso. Quasi arrivati. Oh! Oh! Sì, la vecchia è odiosa, ecco. Sì, è vero, la vecchia è ripugnante. È proprio così vecchia dipinta. L'anziana donna Tatia è in compagnia e ci resta. Chiaro? Chiuso l'argomento. Iris, guardami. Si può sapere cosa c'è in questi ultimi giorni? Mangi rospi? Quella è la parte che ti ho dato. Troppo piccola? Per sua altezza? Studia, invece, studiare le battute. Sai cosa sono le battute? Non si capisce niente. La memoria non marcia, anzi, fa schifo. Male! Ah, poi, circa il talento, si fa per dire, dov'è finito? Non lo vedo più. Sparito anche quello. Bene. Bene, 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 bene. Un momento di attenzione, prego. Katia, sveglia. Il capocomico annuncia alla graziosa compagnia che il talento della prima donna è volato via dietro a chissà quali strani pensieri. Mistero. Ridete, ridete pure, ma non riderete più quando vi avrete perso. Iris, che cos'hai? Perché te la prendi così? Sono stanca. Iris. Iris, guarda. Guarda, la maschera del fiume.
È qui, capisci? Come sarò? E adesso? Come faccio? Ma che cos'hai, Saskia? Non sei contenta? Andiamo, Dolores. No, Saskia. Vai al campo. Siete voi? Sì. Ma adesso? Adesso? Voi siete ancora mascherato. E vi spaventa? No, è magnifica. Non ho mai visto niente di così perfetto. E infatti, mi hanno detto che è un capolavoro. Spero solo che non vogliate prendervi gioco di me. Oh, no, non mi prendo gioco di voi, sarebbe troppo facile. Cosa volete dire? Pur non conoscendomi, sembrate fidarvi di me. Bene, allora ditemi chi siete, come vi chiamate e da dove venite. Anzi, toglietevi subito quella maschera, altrimenti me ne vado. No, vi prego. Non vi irritate. Volevo solo provocarvi un po'. E poi volevo essere sicuro di voi. Deve essere noioso portare la maschera per tanto tempo. Voglio dire, non vi fa caldo? Non vi pizzica? Siete incredibile. Sapete, ho conosciuto una persona che portava la maschera. Ma non in teatro o per carnevale. Era una donna molto bella. E diceva che portava la maschera perché, secondo lei, gli uomini badano solo alla bellezza esteriore e non riescono a comprendere la bellezza dell'anima. È lo stesso anche per voi? Io non credo di essere bello. Oh, ma con questa maschera lo siete. E vi aderisce in modo così perfetto che non posso pensare che sotto voi possiate essere deforme. Posso toccarvi? Certo. Ma non fate scherzi. Soffoca qui dentro. Andiamo fuori. Che vi chiamerò Luis. Come il principe d'Aragona di 20 anni più vecchio della sua sposa. Ah, vi siete tradito. Dunque voi avete 20 anni più di me. Hm?
Louise che si innamorò di una giovane mentre rincorreva una farfalla. Quando ho rincorso una farfalla? Vi ho vista recitare. E vi sono piaciute? Sì. Stavate rincorrendo una farfalla. Verrete via con me? Venire via con voi? Non posso. Mio padre. Vostro padre? Sì. Perché siete così sorpreso? Mio padre è un re. Un re? Sì. Almeno fa sempre la parte del re. Anche se ha più di 70 anni. Allora il re è vostro padre? Sì. Siete mai stata innamorata? Io? Oh, molte, moltissime volte. Ma guai a colui che si innamora di me. Lo respingo sdegnosamente. Lo faccio soffrire. Siete un amante crudele. L'amore di solito arriva soltanto all'ultimo atto. No. Non sono mai stata innamorata. Ci vorrà molto per tornare. Presto sarà buio. Hai paura, Iris? No, di che cosa? Di essere delusa. Senza la maschera? Chi lo sa? No, non ho paura. Perché sei fuggito? Scomparso quella sera al teatro? Ho avuto paura. Paura di me stesso. Ma io non voglio che tu abbia paura.